Hai paura di una furtiva intrusione nella tua proprietà? Temi che qualcuno in tua assenza possa appropriarsi dei tuoi beni? Tieni lontano i ladri dalla tua proprietà. Chiama il Corpo Guardie di Città e fai vigilare la tua casa, il tuo negozio, la tua azienda 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Per quella tranquillità e quella sicurezza che hai sempre desiderato, chiama il Corpo Guardie di Città. La tua sicurezza è la loro professione. Per maggiori informazioni visita il nuovo sito internet www.corpoguardiedicitta.it o chiama il numero verde 800 98 30 30. Telespettatori Professione Sicurezza, buonasera e bentornati allo spazio televisivo dedicato a un tema molto delicato ma caro a tutti gli italiani, quello della sicurezza. Stasera, come potete vedere dal titolo in sovraimpressione, trattiamo di commercio. I commercianti che ultimamente sono stati a Roma in una bellissima manifestazione dove hanno espresso le loro criticità a tutto il governo, uniti dal nord al sud, per un problema gravissimo che è la crisi e la pressione fiscale. Ma un altro dei problemi che affligge questo settore sono anche i furti e le rapine. Per questo abbiamo invitato due rappresentanti di associazioni di categoria, naturalmente quelle più importanti, quindi Confcommercio e Confesercenti. Salutiamo la presidente di Confcommercio Pisa, Federica Grassini, buonasera. Buonasera presidente, e il rappresentante della Confesercenti, Giulio Garzella, buonasera, buonasera Garzella. Io inizierei subito con un saluto alla redazione 50 News, dove Alessandro Bargagna e Federico Grossi sono pronti ad accogliere le vostre mail, i vostri post sui social network, ma naturalmente anche sono gradite molte le vostre telefonate, quindi potete telefonare in diretta per dare anche una vostra opinione sul tema che stiamo trattando, ma anche formulare delle domande ai nostri ospiti. Il numero è 050 59 8912, rimarrà in sovraimpressione, invito appunto la regia a mandarlo fisso in sovraimpressione. Naturalmente salutiamo i ragazzi, buonasera. Buonasera Mariano, buonasera agli ospiti e anche ai telespettatori. Buonasera. 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 Benissimo, io inizierei con un servizio importante che riassume la manifestazione del 18 di febbraio che si è tenuta a Roma. Vediamo il servizio. Non scendevano in piazza da oltre 20 anni, ma ora che lo hanno fatto difficilmente la politica potrà ignorarli. 60.000 artigiani e commercianti, tra cui 7.000 toscani, membri di Confartigianato, CNA, Casa Artigiani, Confcommercio e Confesercenti e riuniti in Rete Impresa Italia hanno occupato per 3 ore Piazza del Popolo a Roma. Per chiedere 2 cose in particolare: la semplificazione burocratica, visto che ogni anno le aziende perdono un mese di tempo per star dietro alle pratiche statali, e un drastico taglio delle tasse, quelle sul lavoro in primis. Va abbassata anche l'IRPEF, che è una tassa cervellotica che va a tassare per l'appunto il cumulo salari delle imprese, va rivista l'IMU sui capannoni dove gli imprenditori lavorano, insomma va un po' rivista la tassazione, altrimenti non si può più andare avanti. Interlocutore obbligato a questo punto diventa il futuro governo Renzi, che proprio sulla riforma del lavoro e del fisco ha concentrato i suoi obiettivi da qui a maggio. Da questo punto di vista vogliamo vedere, per il semplice motivo che tutti ci danno ragione e siamo contenti che anche Renzi pone i nostri obiettivi come i suoi obiettivi. Vogliamo però vederli mettere in pratica. Perché, concludono i piccoli imprenditori, per essere qui in piazza a Roma abbiamo dovuto tenere chiuse le nostre aziende perdendo soldi e non vorremmo doverlo fare di nuovo. Senza impresa non c'è Italia. Riprendiamoci il futuro, era lo slogan di questa manifestazione, presidente. Sì, per me è stata un'esperienza decisamente forte. Trovarmi in una manifestazione con tantissima gente che come me vive tutti i giorni il dramma di fare impresa oggi in Italia è stata decisamente, ripeto, un'esperienza molto forte. Noi siamo abituati
a vivere ognuno la propria realtà, ad essere inascoltati e trovarsi in piazza con 60.000 persone, 60.000 imprenditori, artigiani provenienti da ogni dove, si sentivano accenti di ogni parte d'Italia, tutti uniti dalle medesime problematiche, capirci semplicemente. Quindi ricordiamo, Rete Impresa Italia, composta da Casa Artigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, praticamente tutte le associazioni di categoria. Sì, eravamo tutti lì, tutti uniti, ognuno con le proprie bandiere, ma insomma per la stessa causa. Una causa giusta, una causa che mira a non far chiudere più 1.000 aziende al giorno come hanno chiuso purtroppo negli ultimi 5 anni. Sì, i numeri che sono stati espressi quel giorno erano realmente drammatici, noi li conosciamo perché come presumo Confesercenti, tutti i giorni ci arrivano dati aggiornati e sono sempre numeri negativi per quanto riguarda i nostri bilanci e invece numeri crescenti per quanto riguarda ogni indice di drammaticità, dal numero delle imprese che chiudono a purtroppo anche colleghi che ci lasciano perché vivono il fallimento della propria azienda come un fallimento personale. C'era molta rabbia in piazza, c'era veramente tanta rabbia, è stata una manifestazione pacifica, relativamente composta, però era chiarissimo che siamo sul bordo di un'emergenza sociale. Cosa avete chiesto allo Stato? Quello che avete riassunto è una piccola parte di tutte quelle che sarebbero le nostre esigenze. Di certo la priorità è quella di una tassazione più equa. Noi siamo il bancomat dello Stato. Se consideriamo che il tessuto economico dell'Italia nel suo 60%, il 60% del PIL è costituito dai frutti del nostro lavoro, e stiamo parlando di imprese, microimprese, piccole e medie imprese, per lo più a gestione familiare, persone che investono tutto nella loro impresa, che vivono a contatto stretto con i loro dipendenti, che spesso lavorano 7 giorni su 7, che sudano i loro guadagni. Ecco, e vederti privato di più della metà dei tuoi introiti a fronte di un crollo dei consumi pazzesco, perché anche di questo si deve tener conto, noi siamo tra l'incudine e il martello e non ce la facciamo. E oggi veramente è fortunato chi riesce a pagare i propri dipendenti, a pagare i propri fornitori e a non avere debiti, ecco, a sopravvivere, perché la sopravvivenza oggi è un ottimo risultato di impresa e questo non è possibile. Garzella, si parla di una ricchezza prodotta al paese diminuita del 9% e raddoppiato il numero dei disoccupati, si parla di 1.200.000 persone che sono purtroppo disoccupate a causa della chiusura delle aziende. Ma la situazione in Italia è inutile starci a ritornare sopra, il fatto della manifestazione fatta dagli operatori commerciali, come diceva la Presidente prima, dopo 20 anni, perché lì nel servizio si diceva da 20 anni non scendevano in piazza, li sono scesi in piazza, noi eravamo anche preoccupati sulla riuscita della manifestazione, per cui il fatto che sia riuscita così vuol dire che la domanda da parte del settore del commercio è una domanda forte, davvero, di essere ascoltati. Cioè, tutte le volte che abbiamo sempre fatto delle proposte al governo non siamo mai stati ascoltati. Per quanto riguarda il problema della crisi, è chiaro che quello si ripercuote, questa situazione della disoccupazione e del calo, diciamo, le famiglie che aumentano sul rischio che corrono, nel senso di dire che non ce la fanno arrivare fuori dal mese, che siamo sull'orlo della povertà assoluta, eccetera, eccetera, è chiaro che si ripercuote negativamente nelle nostre categorie. Ecco perché mi scusi un attimo se la interrompo. Minore. Inviterei intanto la regia a preparare il servizio su, appunto, il servizio di ascolto e sostegno che il prefetto Tagliente ha tracciato un bilancio in Camera di Commercio pure i giorni scorsi. E è importante sentire anche parole di alcuni imprenditori che purtroppo sono in difficoltà, però grazie a questo servizio sono stati aiutati e non sono arrivati a gesti estremi. Mi scusi, no, ci mancherebbe, prego. No, a proposito dei servizi che ora vedremo, cioè i punti d'ascolto, tutte le associazioni, certo, ce le abbiamo aperti, però il punto d'ascolto è l'ultimo
momento di una catena di drammaticità, cioè se si potesse prevenire il fatto che la gente si rivolga ai gruppi, ai punti di ascolto, sarebbe meglio. Ecco, quindi quello che chiediamo al governo è proprio questo. È inutile poi che ognuno vada a decantare il punto d'ascolto che ha messo su e i risultati che danno il punto d'ascolto. Se il risultato del punto d'ascolto è quello che ci si sono rivolti decine e decine di persone, sicuramente siamo in una situazione davvero imbarazzante per tutta la società. Ecco, bisognerebbe proprio evitare di arrivare a capire qual è la situazione drammatica attraverso punti d'ascolto. Però i punti d'ascolto possono essere un momento appunto di ascolto per cercare anche poi di evitare, prevenire e riorganizzare anche un'economia che ha bisogno di riforme e che partono naturalmente anche da certe denunce. Il punto d'ascolto rimane una cosa chiusa e chi dà un suggerimento, e chi dà un aiuto psicologico, morale, cioè difficilmente poi queste cose vengano ritradotte in atti concreti da parte del governo, perché finora del governo, della pubblica amministrazione, perché finora siamo in questa situazione. Un prefetto che organizza un servizio di ascolto e sostegno, poi naturalmente relaziona il tutto anche al governo centrale, quindi arrivano anche sicuramente. No, è una cosa quella che ha proposto il prefetto, ottima, tant'è che l'abbiamo sottoscritta come associazione subito dal primo momento, l'abbiamo condivisa. Garzella, devo interrompere perché mi dicono dalla regia che abbiamo un collegamento telefonico e sentiamo con chi. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Sono Mario da Montegatini. Sì, ci dica. Senta però una cosa, cioè intanto diciamo il governo da 40 anni ha voluto portarci così, poveri così, perché loro vogliono la ricchezza tutta da una parte e i poveri, cioè vogliono che diciamo si vada in condizioni di dire posso lavorare per 500 euro al mese, questo ci sono arrivati, perché se loro volessero bene all'Italia, bene all'Italia, a chi governa e tutto, me mi dovete fare un conto all'incirca così. Chi è che non è stato negli ultimi 20 anni, un anno, senza riscuotere lo stipendio? E nei comuni mortali quasi tutti oggi, il 90%, e sono sopravvissuti. Allora, per trovare soldi per ridurre la tassazione alle imprese dal 60-65% attuale al 30% e da una scossa al cuneo fiscale che Renzi ha parlato di 30-40 euro al mese, che non fa nulla, cosa ne ci vorrebbe là a Roma, 60-70 consiglieri regionali in tutte le regioni, sta un mese, un anno senza riscuotere lo stipendio, state tranquilli che non muore nessuno, anzi se lo sono aumentato, primo, poi da un punto di vista della giustizia, se io privato o lei o qualsiasi, dà a un ragioniere la possibilità di amministrare, dice io ho 5 inquilini, mi amministri la situazione, mi incassi, metti i conti in questo conto corrente, ti firmo un assegno in bianco, fiducia a te per le spese, e poi in fondo all'anno vedi che questo ragioniere t'ha rubato. Sicuramente questo è un poco di bono e lei cambia amministratore. Figuriamoci quelli a Roma che gestiscono il denaro che previene da impresa, professionisti, lavoratori dipendenti, cosa rubano? Non ne fanno mica nulla, cioè l'unico sistema è una dittatura o andare là col fucile, non c'è altra soluzione, perché tanto loro non fanno nulla, i privilegi non se li levano. La ringrazio per il suo intervento, Mario, grazie tante, buona serata, arrivederci. Un commento veloce su questa telefonata, Presidente? Sì, ora, al di là del magari il tono un po' populistico, che è comunque comprensibile perché si respira questo poi tra la gente, ma quello che mette in evidenza è la non corrispondenza, e questo è un dato di fatto della politica con la realtà dei fatti che si vivono tutti i giorni. La politica sembra correre su un binario parallelo, non avere proprio il polso della drammaticità della situazione che si sta vivendo. Noi imprenditori, ma anche i lavoratori, gli operai, gli studenti, i ragazzi di oggi che studiano senza alcuna prospettiva di futuro, senza nessuna sicurezza su ciò che sarà di loro. Persone della mia età che non hanno nemmeno la certezza domani di avere una pensione. Questa è una situazione
della quale occorre che la politica prenda coscienza quanto prima. Ritornando alla manifestazione di martedì, quello che si chiedeva a gran voce era meno retorica, fatti, fatti e subito. Stiamo vivendo una situazione di estrema emergenza. Quando hanno preso la parola alcuni dei nostri forse, rappresentanti... Mi scusi se la interrompo, i sacrifici che diceva il signor Mario, cioè, non bisogna farli solo noi, i cittadini o le imprese, ma forse anche i politici, quindi tutto sommato. Certo, poi quando leggiamo sui giornali di tutti gli sprechi, quando si parla delle regioni, e non mi metto qui a nominare quante siano state le regioni dove poi sono stati resi evidenti degli sprechi enormi, quando ci sediamo a pranzo, a cena, con la nostra famiglia, guardando il telegiornale, assistiamo allo scempio del nostro paese, è inaccettabile, è veramente inaccettabile. Garzella. La situazione purtroppo è questa, davvero, si accende la televisione e si vede che negli enti pubblici, in modo particolare, laddove il denaro circola in maniera, dove in qualche modo diciamo i soldi dati ai partiti, quindi anche alle regioni, sono dati ai gruppi che hanno ottenuto determinati voti, vengano poi, dice, ma quelli oramai sono dati a partiti, ci faccio vedere, mi pare, ma questo è un metodo davvero barbaro di far capire in un momento di crisi come questa com'è la situazione. E questa situazione non è più tollerabile da parte del cittadino qualunque e in modo particolare da parte delle associazioni che tutti i giorni vivono a contatto con le imprese e tutti i giorni devono registrare delle situazioni di questo tipo. Cioè non è pensabile davvero che quando si aumenta le tasse, ma anche la COSAP, c'era una discussione oggi in Consiglio Comunale, cioè anche tasse locali, perché non si aumentano forse, si mantengono forse stabili a livello governativo, però si aumentano poi a livello locale perché si taglia fondi a comuni e chi le paga? Tutte le volte le pagano o i lavoratori dipendenti per quanto riguarda le tasse e i commercianti perché sono quelli che lavorano 6 mesi gratis per lo Stato e quell'altri 6 mesi forse riescono a tirare fuori la pagnotta per campare la famiglia. Questa è un po' forse una situazione, è una situazione davvero drammatica, per cui o si sorte da questa. I parlamentari, vabbè, ora c'è una discussione per la riduzione dei gruppi parlamentari del Senato, non lo so quanto risultato darà sotto l'aspetto economico di salvaguardia, perché se si continua in questa maniera quello che si risparmia da una parte poi si ributta via forse da un'altra parte, da parte di coloro. Ma non si è fatto nulla, nonostante da anni si parli di tasse più eque, pagare tutti per pagare meno, e voglio dire, sul problema dell'evasione fiscale, dell'evasione da parte di cose, ma si è ottenuto dei risultati davvero? Secondo noi no, e per questo, insomma, voglio dire, è inutile buttare parole su parole tutte le volte, non andare da... Riduciamo intanto le tasse a chi in qualche maniera l'ha sempre pagato e continuerà a pagarle. E poi lavoriamo tutti insieme. Anche perché se un'azienda chiuda non paga nemmeno quelle tasse, quindi lo Stato... Ma anche se un lavoratore disoccupato non può andare a spendere, per cui è il cane che si morde la coda e si rimane sempre all'interno dello stesso ingranaggio. Allora, intanto invito la regia a mandare in onda il servizio sul bilancio che ha fatto il prefetto Tagliente in Camera di Commercio. Vediamo. Le difficoltà dal giorno che è venuto questo incendio, perché prima avevamo già abbastanza lavoro, le cose erano normalissime. Con questo incendio naturalmente è bruciato sia la parte la fabbrica che l'amministrazione, tutta bruciata, quindi insomma abbiamo avuto difficoltà che anche i clienti che avevano le fatture da pagare purtroppo hanno fatto un po' i cortoghesi, cioè non hanno pagato, le spese sono continuate, noi siamo bloccati come lavoro, come incassi e tutto, naturalmente poi le difficoltà sono arrivate. È la testimonianza di uno degli imprenditori pisani, oltre 600, che nel corso delle ultime settimane si sono rivolti ai centri di ascolto contro la crisi. 21 poi le situazioni più difficili prese in consegna dal servizio messo in piedi dalla prefettura. Vi siete sentiti assistiti? Sì, molto assistiti, molto seguiti. E così con l'aiuto del servizio di ascolto l'iter per il rimborso da parte dell'assicurazione è finalmente partito. Abbiamo la consapevolezza che 52 rappresentanti di istituzioni, amministrazioni, enti e aziende con un volontariato sociale si mettono seduti per immedesimarsi nella condizione in cui si trova chi viene a chiedere aiuto a noi e tentano di dare una risposta. In molti casi siamo riusciti a ridare il sorriso.
C'è poi la testimonianza di un allenatore di cavalli titolare di una scuderia a Pisa. In pista i risultati non mancano, ma al di là di ogni più rosea aspettativa i cavalli hanno vinto, si sono piazzati. Se non che per questa crisi dell'Ippica hanno incominciato a non pagare e nella fattispecie io ho ancora il terzo o il quarto trimestre del 2012 da riscuotere, poi il 2013 e poi anche ora su Pisa 2014 ho già vinto. E potrebbe andare bene il dare lavoro ai veterinari. Un credito crescente verso lo Stato, di contro un debito non saldato con Equitalia, e il lavoro del servizio di ascolto è stato quello di mediare tra le due situazioni. Per ora devono ancora arrivare i frutti concreti di tutto questo, però ecco, io sono tranquillo invece in un momento che veramente non sapevo dove battere la testa, non dormivo la notte, no. E quindi per ora aspettiamo, ma sembrerebbe che tutto si risolve. Garzella, una battuta veloce su questo servizio, su questo bilancio tracciato dal prefetto Tagliente. Io l'ho detto avanti. Sui punti d'ascolto, cioè è importante che ci siano, perché in effetti però bisognerebbe anche poi, una volta che sono stati posti, capire perché siamo arrivati a porli, perché a monte c'è una situazione drammatica di cui c'è necessità di dare un aiuto psicologico più che economico, perché non credo che poi dal punto d'ascolto si arrivi ad avere anche dei sostegni economici. No, però insomma numeri importanti, visto che gli sportelli territoriali hanno avuto 637 richieste, di cui 459 relative a bisogni primari, quindi insomma... Se si contasse quelle che ci arrivano ai nostri punti d'ascolto, perlomeno della mia associazione, ma anche a quello... Sì, sul territorio sono arrivati 637, compresi anche quelli di Confesercenti e Confcommercio, 459 relative ai bisogni primari e 106 di supporto psicologico, perché è importante anche questo, perché vanno aiutati in un percorso difficile, uscire da un tunnel depressivo, perché purtroppo tante persone hanno questi problemi, e poi 72 di carattere prettamente finanziario. Quindi, Presidente Grassi, numeri importanti. Io, come ho detto poco fa, no? Un imprenditore vive gran parte, il lavoro riveste nella nostra vita gran parte di essa, e quindi un fallimento nella propria azienda viene vissuto in maniera drammatica come un fallimento personale. In Italia lo scorso anno sono fallite 45 aziende al giorno, quindi numeri allarmanti, che si parla di 16.000 fallimenti, più di 16.000 fallimenti in un anno. Io credo che l'efficacia dei punti d'ascolto si misuri più in un sostegno, no? Nel non far sentire l'imprenditore solo e soprattutto non direttamente responsabile di quanto sta accadendo nel suo lavoro. E quindi in questo è fondamentale. Poi va sostenuto nel percorso di uscita dalla situazione economica drammatica che sta vivendo. Mi ha colpito quello che la dichiarazione che ha fatto la vedova del ristoratore di Riparbella, no? Ha detto grazie al prefetto Tagliente perché mi è stato molto vicino e questa sua iniziativa mi ha permesso di non sentirmi sola, di vedere una luce in fondo al tunnel e di affrontare il problema della mia azienda in maniera meno drammatica. Ecco, forse l'efficacia, che non è da sottovalutare, anzi, è quella che spesso fa sì che si salvi una vita, ecco, in questo senso uno sportello d'ascolto è un'iniziativa lodevole. Poi sull'effettiva efficacia nel risolvere il problema economico, ecco, io concordo con quanto ha detto poco fa Garzella, ecco, i debiti rimangono, però ecco, si può essere aiutati nel delineare un cammino di uscita, questo è fondamentale. Aiutati. Garzella, Confesercenti dichiara, è allarme rosso, 70.000 imprese chiuse nel 2013. È così, è una situazione... Ora l'altro giorno è stato portato, no, diciamo questo, le aziende chiudono, poi qualcuna apre, poi se il livello di nuove aperture è superiore o inferiore
alle chiusure, questo, no? Qualcuno dice sì, sono chiuse, ma sono... Allora, io questi però, dati li ho letti, scusa, però effettivamente dato... sono inferiori, cioè la differenza, la forbice, la forbice, però il problema di fondo è, c'è da capire, le aziende che chiudono sono aziende che già operano, per cui c'è da capire a cosa vanno incontro le aziende nuove che entrano, e più delle volte le aziende nuove hanno, come posso dire, le spalle poco coperte, rischiano di non farcela, e quindi poi saranno anche loro le nuove aziende che richiuderanno, e quindi è un ciclo che i giovani che si mettano, diciamo, in gioco e che però non ce la fanno, e si mettono in gioco con l'aiuto della famiglia, insomma, non è che delle volte si mettono in gioco, certo, perché hanno dei fondi lì nel cassetto, si mettono in gioco con l'aiuto della famiglia, perché la famiglia poi deve trovare anche delle soluzioni. E poi c'è anche, in alcuni casi, o si arriva ai negozi di franchise e roba del genere che sono tutti uguali, o se no le attività che aprono sono professionalmente meno preparate e anche un pochino più dequalificate rispetto a quelle che chiudono. Questo è un po' un dato sul quale bisognerebbe riflettere, perché le città, in modo particolare i centri storici, hanno la necessità di avere una qualità del prodotto diverso da quello che invece stiamo vedendo apparire sempre di più nelle nostre città, se non un prodotto tutto uguale a Pisa, a Milano, a Firenze e compagnia bella, che è quello fatto dai franchise. Certo. L'acuirsi della crisi, leggo sempre un comunicato delle vostre associazioni, ha avuto un effetto direttamente proporzionale sulla crescita dei furti. Facendo riferimento a Banca Italia, un rilevamento di Banca Italia, secondo cui la riduzione del 10% delle attività economiche a livello locale ha prodotto una crescita di furti del 6%, quindi diminuite le attività, diminuite del 10%, aumento del 6% dei furti e del 10% invece delle estorsioni, sempre a carico dei commercianti. Presidente Grassi. Il problema della criminalità, il problema dei furti nei negozi è una delle conseguenze di una crisi economica, ma non solo. Io credo che Italia, anche che hanno subito le forze dell'ordine, ha portato una diminuzione dei loro mezzi a disposizione, e quindi noi ci troviamo molto più vulnerabili a furti, siamo alla mercé di malviventi. Spesso diamo l'allarme, chiamiamo la centrale operativa e ci viene detto: abbiamo una sola volante, è già occupata altrove, non può venire. È demoralizzante la questione, però non credo che sia direttamente proporzionale alla crisi economica italiana. Credo che siano anche politiche, vuoi di immigrazione, vuoi di apertura eccessiva, che poi hanno anche questi risvolti. Molto spesso la microcriminalità è microcriminalità straniera, e non voglio fare un discorso né razzista, né ben venga l'integrazione, però ci sono delle regole da seguire, anche di ordine pubblico, e laddove c'è questa microcriminalità spesso non si arriva ad una condanna, nemmeno a un fermo, anche quando riescono a bloccarli, a prenderli, e noi ce li ritroviamo magari nel giro di poco tempo di nuovo per strada. E infatti anche le forze dell'ordine per questo si sentono un po' prive di armi che possono essere quelle della giustizia, e talvolta con questi decreti anche svuota carceri, Garzella, ci ritroviamo tutti questi banditi, rapinatori e delinquenti vari sul territorio. Ma sa, svuota carceri ora è una valutazione che è difficile per noi poter fare, se è giusto o se è sbagliato. Il problema è che il nostro sistema carcerario è un sistema che ha queste caratteristiche di sovraffollamento, insomma, e quindi un problema viene posto poi quando ci sono tanti furti, tanti arresti, tante situazioni di un certo tipo. E come veniva detto anche nelle ultime valutazioni, il carcere è anche, come posso dire, pieno, insomma, c'è una buona percentuale di carcerati che sono in carcere sulla base della legge Bossi-Fini, che era quella dell'uso anche personale della droga, per cui c'è da capire, ecco, su questa cosa io non voglio entrare nel metodo se è bene che ci sia lo svuota carcere o se è male che ci sia lo svuota carcere.
D'altra parte, anche quando si mette qualche cittadino carcerato in libertà provvisoria, poi si vede che ricommette il delitto, però probabilmente è perché è incallito in quel tipo di meccanismo. Può darsi che... No, ma probabilmente anche perché l'ambiente carcerario avrebbe bisogno anche lì di più investimenti. Certo. Quindi invece di diminuire i posti o svuotare le carceri, dovrebbero aumentare le strutture carcerarie, ma dovrebbe aumentare anche la polizia penitenziaria, certo. Dovrebbero aumentare se non si può fare anche queste cose, tutti coloro che lavorano all'interno delle carceri, perché abbiamo fatto trasmissione proprio... pochi mesi fa sui problemi delle carceri, è venuto il direttore del carcere Don Bosco di Pisa e parlava proprio delle problematiche del carcere Don Bosco, certo. Che a parte quelle strutturali sono proprio organizzative. Lui è un jolly, fa di tutto, dal direttore aiutare la polizia penitenziaria a fare i lavori di manutenzione, a stare dietro anche alla fase rieducativa dei carcerari, quindi insomma non fa nemmeno il suo ruolo, non ricopre nemmeno realmente il suo ruolo, come invece ci raccontava una rieducatrice, che loro sono poche, quindi non hanno nemmeno il tempo, le strutture per rieducare adeguatamente queste persone, uomini e donne che vanno all'interno del carcere, quindi riuscendo tendono a ricommettere lo stesso reato o addirittura reati anche più incisivi. Allora mi dicono alla regia che bisogna andare in pubblicità, quindi pubblicità, ritorniamo subito dopo. Una tradizione coltivata nell'esperienza di tre generazioni. Questo è Orlandi Edilizia, fai da te di Torre del Lago. Tutto per l'edilizia, tutto per i piccoli e grandi lavori fai da te. Dai spazio alla tua fantasia e creatività, realizzando ogni tonalità o sfumatura del colore da te preferito per i tuoi ambienti. Scegli la nuova linea decorativa della Rossetti. Puoi realizzare una gamma virtuale di giochi di luce ed effetti decorativi tra i più classici. E con i fondi a spessore è possibile realizzare effetti che riproducono materiali come la pelle, la corteccia, il legno e il tessuto. Importante novità è l'apertura della mostra di pavimenti, rivestimenti e arredobagno, dove troverai ceramiche da tutti i prezzi. E con l'arrivo della primavera, Orlandi ti permette di fare del tuo giardino un piccolo paradiso terrestre fiorito, con una miriade di utensili ed accessori. Parenti, a Torre del Lago da 50 anni, tutto per la caccia e la pesca. Da Caccia e Pesca Parenti trovate il più vasto assortimento di abbigliamento specializzato per la caccia e il tempo libero. Siamo inoltre specializzati in articoli per la caccia al colombaccio. Da Caccia e Pesca Parenti sono iniziati i saldi con sconti dal 30 al 50% su tutti i capi di abbigliamento. Caccia e Pesca Parenti vi aspetta a Torre del Lago, via Aurelia 145. Hai paura di una furtiva intrusione nella tua proprietà? Temi che qualcuno in tua assenza possa appropriarsi dei tuoi beni? Tieni lontano i ladri dalla tua proprietà. Chiama il Corpo Guardie di Città e fai vigilare la tua casa, il tuo negozio, la tua azienda 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Per quella tranquillità e quella sicurezza che hai sempre desiderato, chiama il Corpo Guardie di Città. La tua sicurezza è la loro professione. Per maggiori informazioni visita il nuovo sito internet www.corpoguardiedicitta.it o chiama il numero verde 800 98 30 30. Recapiti Ferrari, la tua posta in un batter d'occhio. Offriamo ogni servizio di consegna postale, posta ordinaria, raccomandate, pacchi, servizi di notifica, volantinaggio. Tutto con l'innovativo sistema satellitare Formula Certa, per sapere in ogni momento dov'è la tua posta. Siamo partner TNT Post. Ci trovi a Pisa, in via Monte Bianco 4. A due passi dal centro di Pisa, in località Ghezzano, la Edifor SRL vende appartamenti di 2, 3 e 4 vani, tutti con posto auto esclusivo ed accesso da strada privata. Gli appartamenti al piano terra hanno giardino privato, quelli al primo piano la mansarda e sono costruiti con tecnologie che recepiscono le recenti normative di certificazione energetica e dei requisiti acustici passivi, oltre alla conformità di tutte le parti strutturali e impiantistiche. Informati presso la Edifor.
Bentornati telespettatori Professione Sicurezza, ricordo il numero di telefono dove potete chiamare, intervenire in diretta oppure mandare anche una mail, un post sui nostri social network, insomma per interagire con la nostra trasmissione. Il numero di telefono che invito la regia a mandare sui vostri teleschermi è 050 59 89 12. Contemporaneamente invito sempre la regia a mandare in onda il servizio che ha curato la redazione 50 News su una rapina che purtroppo ha avuto un esito particolare. Sentiamo dalle parole del tabaccaio aggredito. Ennesimo colpo ad una tabaccheria cittadina, ma stavolta è andata male ai malintenzionati, grazie alla prontezza dei riflessi del titolare. Erano in due, entrati dentro, travisati, il terzo complice a bordo di una macchina, una Alfa Romeo 146, con targa poi risultata rubata, entrati dentro, un armato di una semiautomatica, che a prima vista sembrava vera, e l'altro di un cacciavite di circa 30 cm di lunghezza. Mi hanno minacciato, hanno detto di dare l'incasso e altrimenti mi avrebbero sparato o ammazzato, non ricordo bene. Ho reagito con un tagliacarte e niente, e prima di uscire il primo, quello con la felpa nera, mi ha puntato nuovamente la semiautomatica ad altezza torace, ha esploso un colpo, fortunatamente risultato a salve, montato in macchina e andato via. Tutto qui. 57-58 secondi. Più coraggio o incoscienza? Chi lo sa? Più coraggio o incoscienza, Presidente Grassini? Io direi incoscienza, visto che le hanno sparato, ho avuto la fortuna che l'arma fosse caricata a salve, ma chi può saperlo quando uno si trova un'arma puntata contro? Gargello? Condivido anch'io la cosa, nel senso che bisogna stare sempre attenti quando si sa un'arma, non si sa se è a salve o se è, in quel caso non era un'arma giocattolo di sicuro, comunque può darsi che fosse caricata a salve, lui parla di una semiautomatica per cui insomma l'aveva riconosciuta che era un'arma che poteva fargli, no? Quindi reagire in maniera così, ecco, di mettersi testa a testa con una cosa, noi lo sconsigliamo, questo è Presidente Grassini, ci può raccontare le sue vicende purtroppo legate a delle rapine all'interno del suo negozio? Noi abbiamo un'attività, io ho rilevato un'attività di famiglia con uno storico alle spalle, siamo su Pisa da oltre 30 anni, abbiamo aperto nel 1980. Negli anni abbiamo subito di tutto, da rapine a mano armata, aggressioni con anche conseguenze pesanti a livello fisico, questo è successo nel 2001 a mio padre, furti, furti con scasso, quindi insomma anche noi abbiamo la nostra esperienza in merito, non è mai stato preso nessuno. In alcuni casi hanno agito a volto scoperto, in altri casi con passamontagna. Sono situazioni pericolose, ci riteniamo fortunati di poterle raccontare. Ad oggi, da presidente di Confcommercio, quante situazioni analoghe ha potuto ascoltare dai commercianti? Qualcuno si confida con noi, altre cose le leggo sui giornali, ma insomma oggi è cronaca quotidiana, non c'è giorno in cui non apriamo i giornali e purtroppo non leggiamo di furti in casa oppure nei negozi, negli esercizi pubblici, anzi bisogna ritenersi fortunati quando i ladri entrano in casa e quantomeno siamo assenti, perché spesso accadono con noi in casa, con i familiari addormentati, sono sempre di più le storie di questo tipo. Anche nel mio vicinato, che prima era una zona molto tranquilla, sono innumerevoli i casi. Garzella. Sì, e quello, come diceva la Presidente, che noi insomma le cose non è che siamo chiamati per raccontarci, le leggiamo, le vediamo, le sentiamo, e poi ci sono anche quelle che non appaiono, non sono denunciate, ma i furti avvengono in tante maniere. No, niente, sul problema io posso
dire che abbiamo vissuto male, per esempio, noi come associazione, ma anche per i rapporti che abbiamo stretto con la famiglia, con l'azienda, con un'azienda che è la Nuova Cross, tanto per intendersi, no? Il responsabile della Nuova Cross, Mauro Franceschi, insomma, ha subito più di furti e lui ci ha anche, per una reazione fisica sua, ha lasciato, e queste cose fanno male, ecco, quando specialmente in occasione di una rapina, in quel caso lì, sì, quando abbiamo un rapporto diretto anche come associazione con un nostro associato e capita queste cose, il furto si rimedia, se ci si fa si riesce a rimediare, ma la morte poi, insomma, di un titolare di un'azienda, di uno che, insomma, è sempre a contatto con noi, che lavora e che guadagna il pane lavorando, e lavorando anche sodo, insomma, dà un po' fastidio. Certo, anche in quel caso lì ci fu un'azione violenta dei ladri nell'abitazione di Franceschi e venne colto da infarto, certo, e purtroppo perse la vita. In questi giorni la nostra redazione ha intercettato anche un'organizzazione per l'autodifesa dei commercianti. Inviterei la regia a mandare in onda il servizio per commentarlo con i nostri ospiti. Con la crisi aumentano i casi di microcriminalità, piccoli furti, aggressioni con taglierini e pistole giocattolo reperibili in qualsiasi negozio. Di questi tempi fanno gola anche i 100 euro che di solito restano come fondo cassa anche nelle più piccole attività commerciali. Le persone più a rischio sono le commesse delle grandi catene di negozi di abbigliamento o le titolari di piccole attività che la sera, a chiusura dei negozi, devono avventurarsi per strade spesso mal illuminate per arrivare a parcheggi con scarsa illuminazione e a volte poco sicuri. I recenti fatti di cronaca, rapine e scippi che hanno coinvolto la Valdera hanno portato ad una particolare iniziativa da parte della Confesercenti di Pontedera. Pronta una minaccia, vale a dire il comportamento più consono da tenere quando ci si trova di fronte a un pericolo, che non è sempre l'impulso iniziale di cercare di difendersi, ma cercare anche di colloquiare, e appunto per questo vengono tenute delle lezioni, dei sedimenti che fanno apprendere questa arte di dialogare con chi ti attacca. Con chi attacca, Presidente Grassini? Ultimamente abbiamo letto sui giornali e su diversi siti online di una sua intervista proprio a commento di questo servizio, diciamo, ai commercianti di autodifesa. Non è proprio così? Allora, l'articolo che io ho letto domenica scorsa non approfondiva la questione in questi termini, ma chi l'ha scritto parlava di un vero e proprio corso di autodifesa diretto ai commercianti della Valdera per reagire, sapere come reagire in caso di rapina, ma si dava ad intendere che era un corso di difesa fisica, che ho trovato assolutissimamente non condivisibile. Sinceramente, un po' per esperienza vissuta, ma anche lo trovo estremamente pericoloso come messaggio mandare che adesso dobbiamo farci giustizia da soli e affrontare il malvivente, il malintenzionato che viene e ci aggredisce armato da soli con una reazione fisica o con magari mosse di kung fu o di karate, mettendo a repentaglio non solo la nostra incolumità ma anche quella dei nostri clienti presenti in quel momento nel nostro negozio. Garzella, era stato un po' mal interpretato probabilmente questa vostra iniziativa? Molto probabilmente, io non avevo letto, lo dico apertamente, non avevo letto l'articolo del nostro presidente della Valdera. E ho letto invece la risposta della Presidente Grassini e quindi l'interpretazione che di conseguenza sono andato a rivedere cosa era stato scritto. L'interpretazione che poteva essere presa
da quello che era venuto sulla stampa, perché sappiamo spesse volte ci troviamo con la stampa, ma non per un difetto la stampa, non è che come grillo la stampa, non è questo il problema. Delle volte ci troviamo con dei titoli, no, che non corrispondono al contenuto, e delle volte, cioè, chi legge l'articolo può essere portato fuori in strada. No, il corso che è stato fatto intanto non è stato realizzato dopo l'aggressione del tabaccaio o delle altre cose, è già un po' di tempo che è in funzione. È un corso fatto da dei professionisti, non della difesa personale in questa maniera, ma che curano un rapporto psicologico, ecco, dell'individuo che si può trovare in quelle condizioni. Detto in parole povere, come diceva il Presidente, quello di dialogare, ma non è detto, no, che si dialoghi, è un rapporto psicologico di capire qual è la situazione in cui ci si trova di fronte, e se si può dialogare si dialoga, se invece conviene star buoni e consegnare, diciamo, il malloppo, consegniamo il malloppo, ecco, questo è il principio del corso, sì, io... un'educazione psicologica. Leggendo fatti analoghi online mi è balzato agli occhi un caso simile a quello del tabaccaio, però che è successo a Brescia, sempre in una tabaccheria, e padre e figlio, che sono i titolari, sono trovati aggrediti da un ladro con un coltello e hanno reagito perché hanno visto che era un po' insicuro e l'hanno anche percosso e è scappato questo ladro, quindi sicuramente hanno messo un po' a repentaglio la propria incolumità, però avevano annusato un po' di insicurezza da parte di questo ladro, sicuramente non professionista, e hanno reagito. Gli è andata bene, nessun ferito, anzi il ladro è scappato, anche il ladro non ferito, è andato tutto bene, però sicuramente Presidente Grassini hanno rischiato. Non ne vale mai la pena, molto meglio una rapina che una vita umana, cioè qualsiasi cosa, la perdita più grande è quella della vita umana, quindi ben venga se è un corso, se tratta di come gestire una situazione del genere, come mantenere la calma, come dialogare nel caso che sia possibile, quantomeno non avere reazioni inconsulte che possono mettere a rischio la propria incolumità e quella delle persone che sono presenti. Poi ci sono anche tanti sistemi di sicurezza oggigiorno antirapina che permettono in maniera poco visibile comunque di lanciare un SOS. È bene che intervenga chi è del mestiere e che sa come affrontare delle persone armate che vengono con il sangue freddo. Oltretutto rendiamoci conto che noi siamo persone per bene, che stiamo svolgendo il nostro lavoro, e improvvisamente ci troviamo una persona che ha pianificato la rapina, quindi che ha anche la freddezza e la lucidità che a noi manca in quel momento. Certo. E che oltretutto è armato, quindi assolutamente da una situazione da gestire con moltissima cautela, e è da condannare ogni messaggio, se la responsabilità è della stampa, in questo se la deve assumere, non deve passare il messaggio che il commerciante è bene che si difenda da solo, perché altrimenti non ci pensa nessuno, è sbagliatissimo e pericolosissimo. Anche se a Fiumicino, che c'è stato ultimamente un'escalation di furti, i commercianti hanno dichiarato, questo e leggo testuali parole, troppi furti e rapine, prenderemo le armi. E questo per arrivare a un gesto estremo, hanno creato anche una sorta di ronde notturne, che loro le chiamano passeggiate della legalità, che tuttora sono in atto e dureranno altre 2 settimane, e finiranno con una fiaccolata sempre sulla legalità. Un problema che sicuramente è successo a Fiumicino, ma io ho tanti casi analoghi di tante città, da Trento a Modena, leggo Bergamo, e poi dopo le analizziamo insieme. Insomma, sono tantissime le città che hanno ricorso a situazioni di coinvolgimento delle forze dell'ordine, addirittura sono usciti sia a Verona che a Ravenna dei vademecum che hanno fatto proprio le forze dell'ordine con il prefetto, da dare a tutti i commercianti in modo tale che abbiano una guida da seguire per tutelarsi e per affrontare adeguatamente rapine o furti. Garzella, che ci può dire tutto questo? Ora, Pisa non è come Fiumicino. No, ma anche su Pisa c'è stato molti anni fa la voglia di fare le ronde, di fare le cose, probabilmente per qualche giorno sono anche state fatte. Noi già a quell'epoca avevamo
non condannato, ma comunque non considerato positivo un meccanismo di questo genere. Ci sono... Garzella, devo interrompere perché abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, sto guardando la trasmissione, no? Sì. Quello che ho capito io, dico io, come fa un cittadino a dialogare con un ladro che è imbottito di cocaina quando vanno a fare furti, sono imbottiti di cocaina? Sicché praticamente un cittadino non può far nulla, può prendere solamente le linee e basta. Poi non parlate di Fiumicino o di Milano, perché qui nel comprensorio del cuoio, io sono di Samignano, Ponta Egola, d'accordo, tutti i giorni, tutte le notti, rubano dappertutto, nel Barbera, Ponte Vera, dappertutto. Come fa un cittadino, d'accordo, a dire oh ladro, ma mettiamoci d'accordo, prendi il malloppo, come ha detto il signore, prendi... Sì, comunque... Non... Perché qui qua dentro non casa, prendono le legnate. Sì, sì, no, ha pienamente ragione, solo ora non tutti i ladri sono anche dei tossicodipendenti o hanno problemi di droga, però alcuni, quelli più violenti, talvolta sì, e anche ma in città... Sappiamo chi sono, gente che ha una cultura 30 anni dietro di noi, d'accordo, che a tirare la coltellata a un cittadino, a un nazionale nostro, non ci mettono niente, perché gente che non hanno cultura, questa gente qui andrebbe trattata come li trattano nel loro paese come li trattano, quando li chiappano, le mani li mettono in galera, non che qui li chiappano, li portano a Pisa e dopo due giorni li rimandano a casa un'altra volta e li vediamo ai carabinieri, li prendono anche per il culo, scusate la parola, e i carabinieri si sospettiscono anche, hanno anche paura dei loro figli, questa è la realtà pura, non c'è giustizia di niente. A me mi hanno rubato un furgone nuovo, 30.000 euro, d'accordo, mi sono entrato in casa, d'accordo, e questa è il nostro problema. Qui si parla, d'accordo, e nessuno fa niente, ha capito? La ringrazio, grazie per il suo contributo, buona serata. Presidente, nessuno fa niente. Ha ragione, cioè nessuno fa niente, probabilmente chi può fare non ha i mezzi, però anche questa è una situazione critica che va risolta. E l'esasperazione è comprensibile. Garzella? È così, la situazione è questa purtroppo. D'altra parte anche da parte delle forze dell'ordine, no? Se tutte le volte si legge che viene tagliato i bilanci, non c'è la benzina per far viaggiare le macchine, si fanno dei turni massacranti da parte delle forze dell'ordine, è chiaro che non si può garantire, come posso dire, una presenza un pochino più organica, non che davanti a un negozio ci deve essere un poliziotto, sia chiaro, ma una presenza più organica, una vigilanza, anche utilizzando le attività che ci sono. Però ecco, se si dice che come operatori commerciali dobbiamo anche, oltre a tutti gli strumenti tecnologici che possano aiutarci a individuare le cose e a sgominare le bande, perché i furti vengano fatti o dal singolo qualche volta, che è quello magari che si trova più imbarazzato, o da bande organizzate che fanno il furto a Pisa, poi lo fanno a Firenze, poi lo fanno a tutte le parti, e per sgominare quelle poi passano dei mesi, poi ci riesce la polizia attraverso le videocamere che vengano cosate, anche recentemente ne sono state sgominate due o tre di bande di questo tipo. Quindi un conto è il furto fatto dallo sbandato, no? Perché quando si dice sono aumentati i furti, c'è da capire se nei furti c'è anche il furto al negozio d'alimentari, no? Che ha portato via... Comunque ci sono sbandati, ci sono tossici dipendenti, ci sono persone anche purtroppo che hanno perso il lavoro sono costrette anche a delinquere perché non hanno altri sistemi. È successo. Costretti a delinquere non credo che nessuno le forze. Nel senso, poi dichiarano ritengono che l'unica chance che hanno è quella di rubare. Ora se vanno, torna a ripetere, uno che ha bisogno di mangiare e va a rubare in una situazione disperata al supermercato qualche pagnotta, è un conto. È successo anche questo. Se va con una pistola e poi dopo mi viene a dire che è disoccupato, ha bisogno di le manifestazioni della disperazione da parte di questa gente possono essere fatte in tante maniere. Certo. Ecco, non è giusto che si facciano mettendo a repentaglio un altro lavoratore che lavora e che soltanto perché c'è una bottega non è detto che sia più ricco. Certo. Sentiamo dalla redazione di 50 News la voce dei telespettatori attraverso mail o SMS. Alessandro. Sì Mariano, guarda, stasera le telefonate stanno arrivando in una quantità
veramente esorbitante. Siamo molto contenti della partecipazione, infatti anche ora c'è un telespettatore al telefono e se hai pazienza 5 minuti ti portiamo il materiale, perché stiamo ancora scrivendo le loro informazioni. Ah, va bene, allora organizzatevi, se potete anche poi valutare le telefonate e passarle anche in diretta, naturalmente ci scusiamo con i telespettatori, purtroppo non tutti possono partecipare perché i temi sono tanti, gli ospiti hanno necessità anche appunto di argomentarli, nello stesso tempo tante telefonate vogliono parlare dello stesso argomento, quindi scegliamo un telespettatore anziché un altro, ma casualmente, questo lo faccio presente per quelli che non sono potuti entrare nei nostri studi con la loro voce ed esprimere i propri pensieri, ma se gli argomenti sono identici i ragazzi li selezionano e quindi passano solo telefonate con argomenti più nuovi o più attinenti ai temi che stiamo trattando. Allora, a questo punto non mi resta che invitare dalla regia a mandare in onda un altro servizio che abbiamo realizzato con la redazione della Versilia, di 50 News Versilia, sulle problematiche a Viareggio e sui furti che purtroppo sono all'ordine del giorno. Quali sono i problemi di sicurezza che hanno i commercianti del mercato di Viareggio? Ma i problemi di sicurezza del mercato Piazza Cavour di Viareggio sono tanti, c'è poca sorveglianza, c'è troppa delinquenza, subiamo spesso e volentieri tutte le notti dei furti delle nostre attività, e vetrine sfondate, banchi aperti e quant'altro succede tutte le mattine, troviamo delle sorprese al mercato e avremo bisogno di una sorveglianza un po' più capillare. Che tipo di furti sono stati messi a segno negli ultimi tempi? Ma direi di ogni genere, dal discorso abbigliamento, pelletteria, addirittura negozi di articoli sportivi, polli, bar, tutto quello che è commerciale, che possono ricavare due spiccioli, perché poi alla fine ricavano due spiccioli, sfondano, aprono e fanno più danni che neanche il risultato del furto. Ci sono state anche delle spaccate? Sì, abbiamo avuto anche delle spaccate, delle vetrine spaccate, alcuni negozi qui sotto al mercato, abbiamo avuto delle serrande divelte, abbiamo avuto addirittura delle griglie divelte scalpellate per entrare dentro. Cioè oggi la delinquenza purtroppo è abbonda ovunque, a ogni angolo di città, ma non solo al mercato, nelle pinete, sulla passeggiata, alla stazione. Noi abbiamo chiesto più volte un intervento più radicale dalle forze dell'ordine, però purtroppo non riescono a sostenerlo perché non hanno forse mezzi adeguati per sostenere un livello un po' più di sicurezza. Ma i controlli ci sono o no? Ma ogni tanto vediamo qualche pattuglia, qualche vigile a piedi, magari ecco, si intensificano un po' per il carnevale. Per il carnevale abbiamo un po' più di pattuglie che girano, però poi purtroppo durano solo il tempo del carnevale, non rimangono sul territorio. Sono tante le attività di questa zona che hanno subito furti? Sì, io direi quasi tutte. A rotazione sono pochi fortunati che non li ha toccato il furto, perciò la cosa è preoccupante e non credo che vada a finire, anzi andrà a aumentare questa criminalità a livello locale. Siete preoccupati anche per la vostra incolumità?